una persona qualsiasi, come voi, come tutti. Poi ho capito, c'è qualcosa dietro ai cosiddetti fumetti. Già, ma cosa? Sigla. Ero in casa e il tempo non passava mai. E certo, come può un genio svagarsi con attività normali come quelle per la gente comune? Dama! No, cioè dico, un genio può svagarsi con attività normali? Ciao piccina! Non può! No! Vabbè. Mi serviva qualcosa da fare, quindi mi sono affidato al kit per le emergenze. Ah, il caro vecchio Topolino. Solo che stavolta leggendo le storie... Pam! L'illuminazione. Di nuovo lui. Ok, ce l'avevo fatta, avevo capito tutto, e quindi mi sono precipitato a dirlo ai miei fidi compagni di squadra, che comunque, pur rispettando le mie idee e le mie capacità, hanno deciso di... cioè, vabbè. Non mi sono lasciato scoraggiare, e ho deciso di autoprodurmi sull'internet. Enter! Babbo. Giovani, attivi però, eh? Dai, su. Dunque, sono Calchi, ciao a tutti. Oggi vi parlerò di che cosa c'è davvero dietro i fumetti. Con l'aiuto di questa, che non è assolutamente una bacchetta dei cinesi rubata. Ci siete? Bene, partiamo dal più famoso, Topolino. Andiamo subito a controllare il grafico. Come mai su 1200 tante storie, la metà delle volte... il topastro aveva ragione. La cosa sconvolgente è che l'altra metà aveva comunque ragione, ma personaggi loschi, tipo il sindaco Manetta, non gli credevano. Pure sono amici, lo conoscono. Ha salvato la carriera di quei tipi chissà quante volte. Eppure non si fidano. No, 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 signori miei, io non ci credo. Chiaramente lui e il suo amico non me la raccontano giusto. Il buon Pippo. Tutti sappiamo che nelle storie normali, per lo più, è un povero sciocco. Sicuramente un'anima candida, ma è uno sciocco. E allora, nelle parodie, perché invece è un genio? Già, in tutte le parodie Pippo viene rappresentato come un personaggio dalle idee profonde, svolta la trama. Ma attenzione, se Pippo nei fumetti è uno sciocco e nella parodia del fumetto è un genio, parodia di un fumetto è la vita reale. Allora se io domani incontro Pippo per strada, lui è un genio. E questa è la cosa che nessuno mi ha mai detto. Pippo si fa rappresentare come sciocco, ma in realtà è un genio, come è rappresentato in questa rarissima foto. Anche Pippo, però, è un personaggio oscuro. Come mai oscuro? Certo, l'altro giorno sono andato su Google e ho visto che ci sono più di 7 miliardi di persone in questa bella pallina che è il mondo. Poi ho riletto la mia collezione di fumetti. Una, due, tre, insomma tante storie, e mi sono accorto che se noi facciamo un rapido censimento dei bisbis di Pippo, o superano la popolazione mondiale, questo è un calcolo spannometrico, oppure comunque siamo tutti parenti di Pippo. Proprio così, pure io non mi sento esattamente un pippide. Perché tutto questo è falso. Ci hanno mentito. Tutti questi bis bis non ci sono mai stati. A proposito di stati, siamo tutti sempre rimasti affascinati dai viaggi di Paperone, quest'uomo che ha girato tutto il mondo. Certo,
quello che vorrebbero farci credere. Allora, scusate, perché i giornali non ne parlano, eh? Com'è possibile? Perché è falso anche questo. Ci hanno ancora mentito. Sveglia, ragazzi, sveglia. Ma ragazzi, non sono solo i viaggi. Se ci pensate, Paperone è un personaggio assurdo. Com'è possibile che una persona buona, parsimoniosa, saggia, avventurosa, poi nella realtà sia anche malvagio, senza scrupoli, un tirchiaccio? Come potrebbero convivere così tante personalità in un solo povero papero? No, ragazzi, mi dispiace, ma anche qui è falso. Cioè, dovrebbe essere una specie di psicopatico. Cioè, io nella vita non ho mai conosciuto una persona così strana. No, no, aspetta, aspetta. Questo forse è vero. Comunque, ogni volta che apro il discorso mi buttano in faccia questo fantomatico canone, sì, che Paperone si comporterebbe così soltanto in alcuni casi, certo. Ma ragazzi, basta! Ci hanno preso in giro. La parola canone, io l'ho sviscerata, vuol dire comode avventure non originali. È facile scrivere una storia sempre con gli stessi dogmi, sempre con gli stessi crismi. Poi vabbè, ho messo ne, perché non sapevo più che cosa dire. Ma sono abbastanza sicuro che la base sia questa, di questo fantomatico canon. Già, a proposito di fantomatico, continuiamo, scendiamo ancora di più nell'assurdo, eh? Questo Fantomius o Fantomius, a dirsi voglia. Analizziamo la struttura di una sua storia qualsiasi. Il mondo esiste come condizione necessaria. Compare Lord Quacket, dopodiché riccanza, succedono cose, gente con i danari appare, e appare anche Fantomius, che fa la prima mossa. Prima mossa che purtroppo porterà delle difficoltà, ma niente paura, che Fantomius non è un essere qualsiasi. Lui è divino, e infatti, al sesto giorno, pace in terra. Così al settimo si... No, no, anzi, al quinto giorno pace in terra. Cioè lui si è riposato sia il sesto che il settimo giorno. E lui può tutto, ragazzi. Lui è onnisciente. Forse è stato anche lui a scrivere questo video. A proposito di Fantomius, parliamo del suo protetto, di Paperino. Ma quante abilità ha Paperino? Com'è possibile che un pilota, un lucidatore, un avventuriero, un pizzaiolo, un riparatore, un pittore, un organizzatore, un inventore, uno sportivo, cui ho dovuto allungare perché non avevo più spazio, superiore, agente segreto, più ne ha, più ne metta, idraulico, guerriero e ancora tante cose, sia sempre un tapino? Io non me lo spiego, sinceramente. Cioè, una persona con queste caratteristiche dovrebbe essere un dominatore. Dovremmo prostrarci ai suoi piedi. Questo perché i poteri forti hanno inventato la sfortuna. Questa cosa che non si vede, non si tocca, non si percepisce, e la mettono in continuazione per spaventarci e soggiogarci. Ci vogliono dire che noi non possiamo emergere finché c'è la sfortuna, ma noi non ci dobbiamo credere. La sfortuna è falsa, è falsa. Già, ma chi sono questi poteri forti? Te lo spiego io. O sciocco infante. Sono coloro che creano il mezzo per assuefarti e che ti dividono in categorie. Ci sono i migliori, quelli che comprano tutto settimanalmente, i gadget, le uscite, non se ne perdono una. Rimpingono il loro portafoglio. Poi ci sono quelli che valutano gli acquisti, soltanto gli speciali, quelli che gli piacciono. E poi c'è la categoria da debellare. Già, quelli che vecchio è meglio. Quelli che le storie di una volta erano le più belle. Questa categoria di persone che ha capito tutto. Certo, non comprano più un topolino dall'80, ma sono sicuri che le nuove storie sono peggiori. Già, perché una volta era meglio. Se non vi ho convinto, se pensate che io sia matto, sappiate che non è colpa mia, è colpa... Beh, ve lo spiego subito. Mi sono accorto, analizzando 10, 100, troppe persone, che chi ha la testa fuori posto ha qualcosa in comune. Genitori che gettano i fumetti. Non è colpa vostra se siete inadatti alla vita. È colpa loro che hanno buttato le vostre speranze e i vostri sogni. Non è colpa vostra, ragazzi. Non è colpa tua. E questa, amici miei, è una verità. Non è un falso. Non è colpa tua. Non è colpa tua. Vabbè, il video è finito, però state attenti perché pubblicherò altro. No, perché vedo che davvero c'è un grande, grande bisogno. Cioè, una disinformazione bestiale. Comunque, ci penso io. Ciao. Ah, che meraviglia lavoro da casa.